Avete mai fatto una ferrata? No? Se siete incuriositi da questa attività, seguitemi in questo video. Vediamo ora che cosa serve per affrontare una ferrata in autonomia. Il casco da arrampicata, ben stretto nel giro nuca e nel sottogola. Un paio di guanti da ferrata. Un kit da ferrata e un imbrago da arrampicata o da ferrata. Questo è un imbrago da ferrata. In genere è un imbrago che costa un po' meno, differisce dall'imbrago da arrampicata perché ha l'anella di servizio che è orizzontale ed è posizionata sulla parte alta dell'imbrago, cioè il ventrale. È universale perché ha un range di misura che va bene a tutti e ha un pochino meno portamateriali. L'imbrago da arrampicata invece ha l'anella di servizio che è collegata alla parte ventrale dell'imbrago ma anche ai cosciali ed è posizionata verticalmente. Ha più portamateriali e costa magari un pochino di più. Diciamo che con questo imbrago potete fare anche arrampicata, mentre con questo potete fare solamente ferrata. Non si usa più l'imbragatura alta che si utilizzava tempo fa per fare le ferrate, ma è sufficiente l'imbragatura bassa. Il motivo per cui si utilizzava quella imbragatura sinceramente non lo conosco appieno, era determinante per non ribaltarsi, ma visto che comunque in arrampicata rischi lo stesso e si usa l'imbragatura bassa, vi consiglio di usare quella bassa anche per le ferrate. Solo una piccola avvertenza: se siete persone molto corpulente, per cui magari oltre 100 kg, oppure dei bambini con meno di 8 anni, è necessaria perché avete il baricentro molto spostato in alto. Poi c'è anche un altro motivo per cui potrebbe essere necessaria l'imbragatura alta ed è il fatto che abbiate uno zaino molto pesante. Questa cosa ovviamente vi sposta il baricentro in alto. Ma il mio suggerimento è: non andate a fare una ferrata con uno zaino pesante. Mettete nello zaino solamente ciò che è indispensabile, per cui magari un cambio, cioè una maglia, dei viveri, dell'acqua e vedrete che vi divertirete molto di più. Passiamo ora ai kit da ferrata. I kit a ferrata corrispondono tutti allo stesso standard di sicurezza imposto alle aziende, quindi sono tutti sicuri. Tutti devono avere il dissipatore o assorbitore d'energia, che può essere a lacerazione progressiva o a scorrimento, anche se quelli a scorrimento sono quasi stati del tutto abbandonati perché sono meno pratici. I dissipatori hanno una lacerazione progressiva che gli consente di arrestare un'eventuale caduta senza procurare grossi shock al corpo umano. Questo, ad esempio, ha una tenuta che va dai 40 ai 120 kg, per cui se il vostro peso è compreso fra questo range, questo kit è adatto a voi. Ma ricordatevi che se dovete dare un kit a un bambino che, materiale e vestiti compresi, pesa meno di 40 kg, ci sono dei kit junior appositi. A un prezzo maggiore corrisponde una maggiore praticità d'uso. I dettagli a cui dovete fare attenzione sono questi. Le longe devono essere elastiche, perché se non lo sono, nei tratti di cammino e anche lungo la ferrata vi daranno fastidio. I moschettoni meno pratici sono a base larga con la ghiera di sicurezza a molla sulla leva di apertura. In genere la molla, con l'uso negli anni, tende a stancarsi incantando la ghiera sul dente. Se non controlliamo bene, il moschettone rimane semiaperto. Spesso basta lubrificarli per risolvere il problema. Il moschettone ideale è quello con la sicura nel dorso del moschettone stesso. Quindi per aprirlo basta impugnarlo con tutta la mano e lasciarlo per far sì che la sicura impedisca un'apertura accidentale della leva. Sia questo moschettone che questo hanno entrambi un carico di rottura molto alto, è di 30 kN. Più o meno sono 3000 kg. Perché? Perché nel caso di caduta il moschettone tenderebbe a lavorare a leva sull'ancoraggio, è per questo che è necessario che sia un moschettone molto più robusto dei classici moschettoni d'arrampicata. Alcuni kit hanno anche lo swivel, che è uno snodo che impedisce alle fettucce di attorcigliarsi mentre le utilizzate. È molto pratico. Vi suggerisco di leggere le istruzioni del vostro kit da ferrata. Potrebbe sembrare molto lungo, ma la parte in italiano è brevissima perché è scritta in tantissime lingue, compreso l'aramaico e il sanscrito antico. Vediamo ora come si monta il kit all'imbrago. Si mette a bocca di lupo sull'anella di servizio, quindi prendo questa asola, la passo nell'anello di servizio, ci passo prima i moschettoni
e poi ci faccio passare anche tutto il dissipatore, lo compatto e poi posso mettere i moschettoni attaccati al portamateriale. Guardiamo anche che cosa non fare. Per esempio, attaccare il kit al portamateriale. Questo sarebbe un errore mortale. Questo tiene solo 10 kg. Altra cosa da non fare è attaccare il kit con un moschettone all'anella di servizio. Errore. E se a un certo punto sulla ferrata sono stanco, posso appendermi? Certo che posso farlo. Le longe sono delle fettucce tubolari con dentro un elastico. Hanno una tenuta di 22 kN, che sono circa 2200 kg, quindi sono fatte apposta per tenere il mio peso. Se mi appendo, il kit non si lacera, perché è fatto apposta per entrare in funzione solo a un urto violento. Quindi il semplice appendersi non è sufficiente per lacerarlo. L'unico difetto di appendermi alle longe è che, essendo elastiche, loro si allungano, quindi io perdo quota e magari potrei perdere quota proprio nel punto in cui mi sono stancato di più, scendendo e dovendo rifare la parte difficile che mi ha stancato così tanto. Il mio suggerimento è quello di dotare il kit di un moschettone di riposo. Usate un moschettone a base larga, che non abbia la ghiera a vite ma la ghiera a molla, come il moschettone del kit base, per capirci meglio. E fissatelo nel kit appena dopo il dissipatore, nell'asolina predisposta proprio per questo. Un altro consiglio che vi do è di utilizzare un gommino da rinvio per bloccare il moschettone in questa posizione, risultando poi comodo quando dovrete usarlo. Quando saremo stanchi potremo appenderci a un gradino con questo moschettone senza dover per forza perdere quota e rimanendo nel punto in cui siamo arrivati. Possiamo anche sfruttare questa tecnica, se siamo vicini all'ancoraggio della campata, per appenderci al gradino e spostare, senza tenerci con le mani al cavo, i moschettoni uno alla volta dal cavo sotto al cavo sopra all'ancoraggio, per poi ripartire una volta che abbiamo recuperato l'energia. Vi mostro ora degli errori da non fare per ottimizzare l'uso del moschettone di riposo. Sicuramente non dovrete usare dei moschettoni piccoli, perché un moschettone di questo tipo tenderà a fare fatica ad entrare sia nel cavo che negli ancoraggi che nei gradini, quindi questo no. Un altro errore da non fare è quello di usare moschettoni sì grandi, però a ghiera. La ghiera tenderà, con i movimenti del corpo, a chiudersi, ad avvitarsi, e quindi sarà inevitabilmente chiusa nel momento in cui la vorrete utilizzare, e prima di utilizzarla perderete momenti preziosi per aprirla. Un altro errore da non fare è quello di non fissare il moschettone con un gommino all'asolina, perché, seguendo la legge di Murphy, nel momento in cui dovrete usarlo e ne avrete bisogno sarà inevitabilmente girato dal lato sbagliato. Una volta che avete montato il moschettone di riposo sul kit, state attenti a non incedere in questi errori. Un errore che ho visto fare, ed è un errore mortale, è fissare il moschettone di riposo all'anella di servizio. Questa cosa escluderebbe il dissipatore e quindi è molto molto pericoloso. Un altro errore a cui dovete stare molto attenti è quello che, se nei tratti di cammino mettete il moschettone di riposo attaccato al portamateriali, poi quando ricominciate a fare la ferrata dovete ricordarvi di toglierlo, perché nel caso vi appendiate ai kit questo moschettone tenderà a strapparvi il portamateriali, che tiene solamente 10 kg, rovinandovi l'imbrago. C'è anche un vecchio modo per crearsi il moschettone di riposo, ed è un modo che io non insegno più, ed è quello di utilizzare una fettuccia corta da 60 cm, metterla a bocca di lupo sull'anello di servizio, collegarci il nostro moschettone di riposo con un barcaiolo all'estremità, in modo che stia fermo, e posizionarla al portamateriali. Nel momento in cui dovremo riposarci, noi avremo la possibilità di utilizzare questo per attaccarcene eventualmente a un gradino. E per me è un po' scomodo, uno perché ormai i kit prevedono l'asolina per il moschettone di riposo, e due perché, se sono veramente stanco, devo fare due movimenti per riuscire a vincolarmi a un punto di riposo,
prima a tirare fuori il moschettone e poi agganciarlo. Questo potrebbe costarmi una caduta. Se proprio volete usare una longe con il moschettone, ricordate di usare una longe molto corta, quindi 60 cm non di più. La Daisy Chain sarebbe molto scomoda perché è una longe troppo lunga e vi trovereste a perdere quota una volta vincolata a un ancoraggio. Tanto varrebbe appendersi alle longe elastiche. Voglio solo fare un'ultima importante precisazione. Non improvvisate un kit a ferrata con due longe costruite con cordino, fettuccia e due moschettoni. Questi in caso di caduta si strapperebbero, è per questo che nei kit standard è presente il dissipatore. Il mio consiglio è: vi invito ad andare slegati piuttosto che in un modo del genere. Con questo non voglio dirvi andate slegati, ma almeno avreste le idee molto chiare su cosa accadrebbe in caso di caduta. Questa introduzione alle ferrate finisce qui. Io sono Carlo Alberto Montorsi, guida alpina e membro del gruppo White & Blue Mountain Guides. Vi invito a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui futuri video. In descrizione trovate anche il link al nostro corso di ferrate, nel caso vogliate imparare qualcosa di più. Ciao, andate in montagna e con moderazione, osate. Del gruppo di figli di che va in montagna. Lala. E basta. Io sono Carlo Alberto Montorsi, guida alpina e che sc***o in montagna. Ah!